Paolo Gatti agli Stati Generali di Forza Italia in Abruzzo per incontrare i cittadini. Uno può decidere di cambiare il percorso politico futuro, ma resta la passione e soprattutto la voglia di confrontarsi. Sì, no, ma io ho detto che non faccio più politica attiva, significa che non mi ricandido, ma porto a termine il mandato. È giusto rendicontare sulle cose che abbiamo fatto noi in questi anni in Consiglio regionale come gruppo di Forza Italia, è giusto far sapere ai cittadini come ha funzionato e come funziona la Regione Abruzzo, male, malissimo, e quindi è giusto portare a termine il compito che ci è stato conferito nel 2014 dai cittadini. Penso e spero che a breve gli abruzzesi abbiano la possibilità di scegliere una nuova classe dirigente e che possa essere molto migliore di quella attuale. Paolo Gatti nel corso degli anni si è abituato e ha abituato a incontri molto partecipati sul territorio. La partecipazione e soprattutto il coinvolgimento dei cittadini può essere l'arma vincente in questo momento? Forse sì, è chiaro che, come ho detto, la politica, la società sono molto cambiate negli ultimi anni ed è sempre più difficile avere contatti diretti e si vive molto di più nelle realtà virtuali. Io credo che vada riscoperto un rapporto diverso, non solo tra istituzioni e cittadini, ma anche tra cittadini e cittadini. Contatto in carne ed ossa, il guardarsi negli occhi, il discutere nel merito i temi al di là degli slogan, penso che sia importante per poter scegliere in modo più consapevole, votare in modo più consapevole e soprattutto per avere un paese, una regione che insomma riprendano un cammino decoroso, perché attualmente così non è. Parliamo della questione regionale, le elezioni non si sa ancora quando saranno, voi avete chiesto un pizzico di chiarezza al Presidente Alfonso, cosa vi aspettate nei prossimi giorni? No, noi ci aspettiamo che ormai è chiaro, D'Alfonso mantiene entrambi i ruoli, non so quale dei due svolga, tutti e due, nessuno dei due, non è un comportamento corretto, a nostro giudizio è chiara la incompatibilità, lui aspetta che venga dichiarata dalla giunta delle elezioni, io credo che non sia un comportamento molto rispettoso nei confronti dei cittadini né delle istituzioni. Ce ne facciamo una ragione e devono capire che tanto è novembre e tanto è aprile, nel senso che questo comportamento di D'Alfonso, del PD e del centrosinistra lo pagheranno comunque nelle urne, perché gli abruzzesi ovviamente non hanno apprezzato.